pallone, eccetera, e poi la modalità di scomparsa, se scompare spontaneamente, in quanto tempo scompare, cioè quanto dura, se scompare perché il paziente prende qualche farmaco, fa qualche manovra particolare. Quindi di qualsiasi dolore, il dolore addominale, il dolore toracico, il dolore al polpaccio, dovete sempre chiedere questi punti, se no perdete delle informazioni. Quindi il momento in cui sorge, le cause, il tipo, la serie, la reazione, l'accompagnamento e la scomparsa. E questa è un po' la linea da seguire. Quindi per esempio i fattori precipitanti del dolore anginoso sono che possono essere, che devo dire, il freddo, lo sforzo, l'arrabbiatura, eccetera. E l'importante è inquadrarlo anche insieme ai fattori di rischio, perché certamente se arriva al pronto soccorso una donna di 20 anni, sana, che ha un dolore toracico, è molto poco probabile che abbia un dolore anginoso. Se invece arriva una donna magari di 60 anni, con menopausa, con lo stesso tipo di dolore, che magari c'è anche l'ipertensione, colesterolo, eccetera, sarà molto più probabile, quindi l'accuratezza della diagnosi è sulla base anche di questo. E poi anche importante anche non solo valutare i fattori di rischio, ma vedere il rapporto che c'è tra dolore e angina e malattia coronarica, perché tante volte si tende come un assioma, cioè l'angina coronaropatia, ma non è così, cioè esiste anche l'angina coronarisane. Quindi ora poi inizieremo un pochino meglio, quindi non vuol dire se uno ha un'angina o un'ischemia miocardica che abbia per forza la malattia coronarica, molto spesso è così, ma non nel 100% dei casi. E quindi esaminiamo bene, quando non c'erano tanti strumenti, i medici dovevano fare la diagnosi solo con gli elementi clinici, quindi con l'anamnesi e con l'esame obiettivo. Se si fa una buona anamnesi si riescono a fare delle cose di diagnostica abbastanza precise e gli esami serviranno solo per confermare l'ipotesi diagnostica che abbiamo fatto. E quindi il dolore è nel dolore appunto si cerca di identificare la sede, come vi ho detto, con la mano aperta, col pugno, indicata. Spesso corrisponde questa al centro del petto e in genere al di sotto dello sterno, poi radiata verso sinistra. Ecco, per esempio il dolore che tante volte voi scrivete premortiale non è il dolore più caratteristico dell'angina, è più caratteristico il dolore trasternale rispetto a quello premortiale. Quello che è premortiale dice sotto il cuore, in realtà il dolore anginoso tipico è quello retrosternale, non premortiale. E poi se appunto si irradia con lo stesso di costruzione al giugulo, alla base del collo, alla mandibola. Qualche volta capita che c'è solo, che il paziente sente solo il dolore irradiato, per esempio alla mandibola. È un classico il paziente che ha una patologia dei denti, un ascesso, eccetera, che magari sente il dolore alla mandibola e non lo sente sul petto, perché certe volte il dolore si sente solo nella zona angoscia alla tête, cioè dove c'è una più bassa soglia per il dolore, perché magari c'è qualche altra malattia, oppure un altro aspetto. Il diabetico? Il diabetico? Il diabetico non lo sente il dolore, si arriva anche a quello, spesso non lo sente perché ha una neuropatia e non lo sente. Però volevo dirvi qualche manifestazione, una sedia tipica. Per esempio, il paziente può descrivere che cammina, fa una salita e sente un dolore alla sede paravertebrale, alla schiena. Allora uno pensa subito, ma c'è l'artrosi, sicuramente c'è l'artrosi, ma magari il dolore anginoso lo riferisce lì perché c'è una zona angoscia latente. Se questo dolore gli viene quando cammina, gli passa quando si ferma, con i sospetti possono venire che non sia un dolore solo da artrosi. Quindi ecco, quando si manifestano in modo classico i dolori, tutti sono bravi a fare le diagnosi, ma quando si manifestano in modo meno classico è più difficile. E le caratteristiche appunto ve le ho già dette, con un senso di costrizione, e di solito il momento scatenante è appunto lo sforzo fisico o l'emozione.
corrisponde allo sforzo fisico, perché il dolore viene quando aumenta il consumo d'ossigeno. Il consumo d'ossigeno aumenta quando aumenta, i determinanti del consumo d'ossigeno sono la pressione sistolica e la frequenza. Quindi il doppio prodotto è la pressione sistolica e la frequenza. Quando aumentano tutte e due, uno dei due, quindi aumenta la pressione perché uno si è agitato, aumenta la frequenza perché uno si è agitato, è uguale allo sforzo fisico. Quindi i fattori scatenanti possono essere diversi dallo sforzo fisico. Sicuramente il pasto può favorire la comparsa del dolore perché il sangue affluisce ad effetto splatico e quindi c'è nemmeno la perfusione coronarica può essere minore, oppure il freddo che dà una vasocostrizione che fa aumentare la pressione di per sé, o poi può dare una vasocostrizione generalizzata. Quindi sono questi i fattori scatenanti. La durata è anche importante perché in genere il dolore argiloso non dura molto. Tante volte i pazienti si preoccupano, il telefono dice ho un dolore al petto da ieri. Da ieri stia tranquillo, perché se doveva essere, a parte possono essere altre cose, però è difficile sia un dolore ischemico, perché sicuramente sarebbe già verificato un infarto, perché in genere se il dolore dura oltre mezz'ora si passa da quello che è il dolore argiloso a quello che è il dolore infartuale. Anche questo non è sempre vero, perché tante volte il paziente ha una crisi anginosa, il dolore intenso passa dopo pochi minuti e rimane un indolenzimento, una dolenzia al torace. Per cui il paziente dice sì, il dolore è durato tantissimo, però in realtà era rimasto un po' una coda del dolore, un indolenzimento che non è l'ischemia vera. E quindi anche il tempo, quello che volevo far vedere e dire, che non è anche il tempo così tassativo che sia un quarto d'ora è un'angina, o sia due minuti è un'angina, o sia mezz'ora è un infarto. Bisogna anche considerare per quanto tempo è durato il dolore intenso e poi se magari è rimasto un indolenzimento e può durare anche un tempo più lungo e l'infarto non è. Poi appunto la comparsa, questo ve l'ho già detto, non sono elementi scatenanti. Ora mi sembra che ci sia. Allora, come scompare il dolore? Il dolore, i sintomi d'accompagnamento che vi ho già detto, possono essere sintomi eroscitativi, cioè le palpitazioni, la sudorazione, eccetera. Il dolore può scomparire da solo, spontaneamente, oppure se viene da sforzo può scomparire con il riposo, oppure può scomparire con il riposo entro un certo tempo. È importante anche valutare questo, perché se un dolore è più importante, il tempo di recupero è più lungo. Quindi il paziente fa una salita, viene l'angina, si ferma, il tempo che ci mette a recuperare dopo che si è fermato, ammesso che recuperi, che il dolore scompaia, è indicativo anche quello della gravità del problema, perché se ci mette di più vuol dire che l'ischemia è più grave o il territorio interessato è più ampio. L'equivalente anginosi. Poi naturalmente, quello che volevo dire è che tante volte il paziente il dolore non passa e prende qualche farmaco, prende i nitrati, ora si usa, sono usate anche le materie del parto, o in casa ci sono linguali, i nitrati sono linguali, c'è una forma di nitrati da 5 mg e si mette sotto la lingua, ora molto più pratico il nati spray, cioè si mettono, si dà uno spunto, si mette sotto la lingua i nitrati a pronto assorbimento. Se il dolore è anginoso, la scomparsa dopo i nitrati è rapida. Cioè, se gli date uno spruzzo di nati-spray, il dolore scompare entro un minuto o due, vuol dire che è l'effetto del farmaco, che molto probabilmente il dolore è anginoso. Se invece questo scompare dopo un quarto d'ora, 20 minuti, è difficile pensare che sia dovuto al farmaco che gli avete dato, per cui è meno probabile sia un dolore anginoso. Dall'altro lato, i nitrati hanno un effetto anche sulla muscolatura del cervello, per cui gli date lo spruzzo, magari un dolore, la spasmo si faceva e scompare uguale. Quindi tutte queste sfaccettature per dirvi che non c'è niente in medicina che sia vero al 100%. Bisogna cercare di rimettere insieme più informazioni per arrivare a una conclusione. Poi ci sono gli equivalenti anginosi, se no sarebbe troppo semplice. Appunto, come diceva Ariel, i diabetici spesso non hanno dolore e quindi hanno una neuropatia, tant'è vero che
fanno meglio quando c'è un territorio molto ampio del cuore che va in ischemia. Quindi se c'è un'ischemia nel territorio della discendente anteriore, che è la coronale più importante, c'è un territorio molto ampio che va in ischemia e quindi in quel momento ci può essere una minore contrattilità di quella zona e quindi si può verificare appunto l'insufficienza ventricolare sinistra che si manifesta con l'affanno, con la dispnea. Oppure un equivalente anginoso può essere anche da una ischemia e quello è ancora più pericoloso, perché quante volte l'ischemia si manifesta o con la fibrillazione atriale, come vi dicevo nel mio osservatorio di quinto, la prima causa di fibrillazione atriale è la cardiopatia ischemica. Quindi molto spesso si manifesta una fibrillazione atriale perché c'è un'insufficienza coronarica. Oppure si può manifestare ancora peggio, ancora più grave, a livello di ventricolare. E quindi si può manifestare con una sistolia ventricolare ripetitiva, o ancora più spesso con una tachicardia ventricolare, oppure ancora di più con una tachicardia ventricolare sostenuta e ancora di più con una fibrillazione ventricolare. E proprio questo, per questo che sono nate le centrali 118, per avere una possibilità di un soccorso rapido per poter cardiovertire la fibrillazione ventricolare e la linea più grave. Il paziente per questo va nel resto cardiaco. Qualche volta si ha la sincope, la perdita di coscienza, in caso di, soprattutto appunto se la zona che va in ischemia è una zona molto ampia. Quindi l'equivalente anginosi possono essere di vario tipo e non sempre l'angina si manifesta con il dolore. La diagnosi differenziale è per esempio una domanda che si fa per capire se il dolore è somatico o è viscerale, si chiede al paziente se cambiano gli atti respiratori. Un dolore che si accentua con gli atti respiratori di solito è il dolore della parete toracica, che può essere un dolore pleurico di altro tipo. È difficile il dolore anginoso cambi con gli atti respiratori. Oppure il dolore che si manifesta in un cambiamento di posizione, per esempio il dolore della pericardite, poi vedremo che si attenua con la posizione flessa in avanti del corpo. Quindi si devono chiedere anche quest'altra cosa. Allora si può pensare che il dolore sia un dolore anginoso tipico quando il dolore è sostenuale di breve durata, quindi pochi minuti, di solito meno di 30 minuti, quando il dolore aggressivo con una reazione tipica, alcol, alla rondita, eccetera, quando è provocato dallo sforzo, dallo stress, dall'emozione, dal freddo, dopo un pasto, al risveglio, perché al risveglio? Perché le prime ore del mattino sono quelle più critiche per la comparsa delle aritmie, delle crisi ipertensive e anche dell'angina. Stamattina se ne parto, se ci faceva la visita, discuteva perché i nitrati preferisco darmi, i nitrati transdermici, dalla sera fino all'ora di pranzo del giorno dopo. Certo 24 ore non si possono dare perché si deve lasciare la finestra terapeutica, perché altrimenti c'è il fenomeno della tolleranza e quindi perdono l'efficacia. Preferisco lasciarla nelle ore del pomeriggio la finestra terapeutica proprio per coprire le prime ore del mattino, perché quando si mette il cerotto dalla mattina fino alla sera è difficile il paziente appena apre gli occhi si mette il cerotto, fa colazione, fa la doccia, poi magari si mette il cerotto, quindi rimangono scoperte quelle prime ore, magari le 4, le 5, le 6 del mattino, in cui è più facile avere un dolore anginoso. Quindi il momento anche del risveglio ore del mattino è importante come momento tipico dell'angina. E poi naturalmente il dolore anginoso migliorato dal riposo e dai rifiati, effetto molto rapido. C'è un infarto se il dolore dura più a lungo. Questa è la propria riassuntiva. Questa è una figurina che è una figurina che ci fa vedere tutte le situazioni, la situazione proprio tipica, peggio di osino può essere. Questo signore di una certa età che porta un peso, cioè la valigia, una borsa pesante, che è al freddo, esce da un ristorante dove ha fatto un'abbondante cena, quindi questa è la situazione, si mette una mano aperta più davanti, quindi se fosse sempre così sarebbe troppo facile fare le diagnosi.
però ecco, questo è il momento, diciamo, è la situazione più a rischio dell'angina. E naturalmente qua potete dire che è un'angina tipica, ci vogliono almeno di solito 3 di queste caratteristiche, quando ce ne sono almeno 2 è molto probabile che sia un'angina, quando non ce ne sono nessuna di queste è difficile che sia un dolore anginoso. E poi il equivalente anginoso vi ho già un pochino detti, il dolore non tipico, l'affanno, le sensazioni, la perdita di coscienza. E quando l'ischemia è silente, non è che è meno grave, anzi spesso è più grave, perché il paziente non se ne accorge, quindi il suo cuore con l'ischemia non se ne accorge. Tant'è vero che nei diabetici o nelle persone non hanno l'angina, che poi è un campanello di allarme, quindi ci permette di mettere in atto qualche misura, il cuore va in ischemia magari per alcune ore della giornata e il paziente non se ne accorge. Sono quelli che poi, se ne succede qualcosa di più acuto, tipo un'aritmia o un infarto, sono quelli che poi vanno incontro alla miocardiopatia dilatativa ischemica. Ci sono persone di solito con una certa età che si ricoverano per lo scompenso cardiaco, si fa delle zone di ipocinesia o spesso di ipocinesia diffusa, si va a guardare le coronarie, c'è una coronariopatia magari trivasale, diffusa, magari di quelle forme che noi si chiamano sclerotasizzanti, cioè c'hanno delle stenosi magari non critiche, si alternano a dei punti in cui il vaso è tasico, un pochino a corona di rosario, a salsicciotto, quello che volete chiamare, e quindi quelle forme lì spesso, che si tratta di una terapia medica perché non è utile fare la vascolarizzazione, vanno incontro a una dilatazione del ventricolo sinistro, a una cardiopatia appunto dilatativa con insufficienza ventricolare sinistra. Quindi nei casi in cui il dolore non c'è, certe volte non è, non sono casi favorevoli, perché il dolore in fondo è un segnale che ci permette di fare di prendere degli accorgimenti, di fare delle terapie. Negli anziani bisogna ricordarsi anche lo stato confusionale, può essere equivalente. Perché gli anziani, se c'è un decadimento cognitivo, si manifestano i loro problemi così. Quindi quando c'è, se ricovera un anziano che già ha un delirio in ospedale o ha uno stato confusionale, bisogna, poi magari si dirà che è demente, però è demente, ma vediamo se non c'è qualcosa là indotto. Delle cose più comuni sono questa, il fatto che abbiano un blocco vescicale, che abbiano un fibroma, che abbiano la febbre, quindi sono tutti questi elementi che vanno esclusi, che abbiano un'ipossemia importante, perché questi si possono correggere. Poi la demenza purtroppo le possibilità di terapia sono abbastanza limitate, ma se c'è un fattore scatenante, che può essere un'ischemia miocardica anche, si può fare qualcosa. E questa è la classificazione della Canadian che ci indica quanto è grave questa angina. E queste sono le classificazioni sempre cliniche, come la fialania, come il compenso, sono classificazioni che non si basano sugli esami, si basano sui sintomi. E questa è molto americana perché naturalmente si parla di isolati, di incapacità di fare certe cose, e i pazienti classe 1, se magari c'è una capocciata con una neopatia, però non mangina. Se in classe 2, quando l'angina di ieri facendo cose non abituali, camminare in salita, più rampe di scale, dopo il pasto, dopo lo stesso motivo, oppure appunto camminare per più di 2 isolati, salendo e scendendo le scale, pensiamo a una città magari su più grande, non ci sono, oppure il palazzo dove ci sono gli ascensori. La terza classe invece per sforzi più lievi, anche abituali, quindi il paziente in terza classe è molto condizionato, in seconda classe uno può limitare certe cose, i pazienti hanno l'angina da sforzo, lo sa dove può arrivare, naturalmente l'angina da sforzo è molto meno grave dell'angina instabile, anche perché il paziente stesso lo sa che non deve arrivare alla soglia dell'ischemia, è diverso il cuore dalle gambe, il paziente ha l'arteriopatia periferica e ti dice cammini, arrivi a avere il dolore al polpaccio, si ferma, poi ricomincia, e naturalmente i muscoli delle gambe non hanno la stessa importanza del muscolo cardiaco. Per il cuore invece non si deve arrivare alla salistella, perché può essere rischioso, può essere un fattore che si delle aritmie.
E quindi in seconda classe il paziente può avere ancora una vita abbastanza normale, il fatto che può arrivare non fa quelle cose, non va a giocare a tennis o a camminare in salita montana. Terza classe invece è limitato anche la sua vita normale. In quarta classe ancora di più, perché naturalmente sono in Gina che spesso è riposo per minime cose e quindi è molto limitato le cose più gravi. E questa è invece la classificazione del trauma, che non si vede bene comunque questa circolare una più leggibile. Però ecco, anche di questa dovete ricordarvi il concetto. Questa invece è la classificazione dell'angina instabile. Quell'altra è l'angina stabile da sforzo, questa è l'angina instabile. E ci sono tre criteri. Il primo è un criterio temporale, è più grave, perché non dovete imparare a muovere le cose. Pronto? Durante il dolore non si vede niente, molto probabilmente è difficile che si immagini, perché nel corso del dolore di solito le alterazioni cardiografiche si vedono. Se invece il paziente dice ma ieri ho avuto una crisi anginosa, non importa metterlo in unità coronaria, non è monitorizzato, ci sarà comunque tutto il tempo per vedere come stanno le cose. Quindi il criterio temporale è importante, più è recente più è grave. Il secondo criterio è legato al fatto se è una forma primitiva o secondaria. Se è un'angina primitiva, è l'angina stessa la malattia, può essere secondaria se è dovuta a altre cause scatenanti. Per esempio un'angina che si manifesta perché c'è un aumento del consumo d'ossigeno perché il paziente ha un ipertiroidismo e quindi c'è la pressione sistolica. L'ipertiroideo, la sistolica aumenta la sistolica, si riduce la diastolica, aumenta la pressione differenziale. Poi nell'ipertiroideo la frequenza cardiaca aumenta, ci può essere una fibrillazione atriale, di solito ad alta frequenza, per cui l'ipertiroidismo di per sé può abbassare la soglia per l'angina, quindi c'è un'angina secondaria. La causa più frequente in ospedale dell'angina secondaria è l'anemia. Tante volte arriva un paziente che magari dolore anginoso, poi si fa l'emocromo e c'è 8 di emoglobina o 7 o meno qualche volta. Allora è inutile portarlo di volato in sala emodinamica, cerchiamo di correggere prima questo, anche perché quando l'avete portato in sala emodinamica e trovate magari c'è una stenosi coronarica, dovete fare angioplastica e questo comporta fare una doppia terapia antiaggregante e se uno è anemico non si sa se ha una perdita in anemia da qualche parte, sicuramente la doppia terapia antiaggregante non la potete fare. Quindi se c'è un'anemia importante dovete fare la trasfusione, se c'è il criterio per la trasfusione, cioè se l'emoglobina è meno di 8, nel cardiopatico anche si fa anche se a certe volte se uno è cardiopatico lo sappiamo che c'è un'angina e si può fare la trasfusione anche se è tra 8 e 9 l'emoglobina. E poi si deve vedere le possibili cause dell'anemia, se c'è una perdita, spesso gastrointestinale. Corretto questo si potrà riprendere in considerazione la diagnosi di angina. Oppure altre cause possono essere di ipossemia. Quanto volte io stasera ho fatto due ingressi di pazienti
caso è chiaro c'è una sofferenza cardiaca, se una cardiopatia ischemica è chiaro che sul elettrocardiogramma si vedono delle belle negative, magari anche favorite dalla polsemia, dalla febbre, la febbre che aumenta la frequenza cardiaca, quindi la polmonite, e ora purtroppo già cominciamo la serie dei pazienti che si sono vaccinati oppure e quindi sarà, aumenteranno tanto i ricoveri, questo senso. Poi c'è la polmonite e ci fanno, si diagnostica magari una neuropatia ischemica sottostante e magari ci si fa anche lo scompenso cardiaco, spesso sono forme così miste che poi sono difficili anche da distinguere sul momento, perché una cosa poi scompensa l'altra. Quindi l'angina secondaria ci può essere perché c'è una polsemia importante, perché c'è la febbre. Altri casi possono essere le discianti arteriovenose, le malattie particolari, tipo la nebulosa, le pace, ci sono delle malformazioni arteriovenose, le discianti che possono dare una sindrome ipercinetica. Ecco, tutti quadri di sindrome ipercinetica possono essere causa d'angina e questa è un'angina secondaria. Poi c'è quindi l'angina primaria, l'angina d'essenza, secondaria, altre possibili cause, e l'angina post-infartuale, perché magari il paziente ha un infarto, fa una angioplastica primaria, però si vede che magari c'è anche una stenosi su un altro vaso. In genere se si fa l'urgenza si fa la angioplastica primaria e non si fa subito tutto, magari si rimanda al secondo tempo, magari al giorno dopo, per non dare troppo peso di contrasto e per non far aumentare il rischio del paziente. Certamente si cerca di trattare la coronaria che è stata responsabile dell'infarto. Quindi si può mantenere un'angina perché magari c'è un altro vaso che trovi. Oppure si può riavere un'angina perché magari c'è una stenosi sulla coronaria trattata dove è stata fatta la giocata primaria. Quindi non è mai da sottovalutare l'angina post-infartuale. Poi nel post-infarto il paziente può avere altri tipi di dolore, quello più tipico è quello legato alla pericardite, che può essere una pericardite diciamo epistenocardica, per l'irritazione del foglietto di pericardio adiacente alla zona infartuata, e quella è precoce, entro 2-3 giorni di solito si manifesta, oppure una forma più tardiva, che è la forma di Dressler, che di solito dopo una decina, 15 giorni anche, è spesso una pleuropericardite, che è su base immunitaria perché si slatentizzano i recettori e poi creano una risposta anticorpale e quindi si può avere una pericardite più tardiva. Allora nel post infarto bisogna mettere in grado differenziale queste due cose e se però c'è un'angina bisogna intervenire, di fare la coronariografia non si può sottovalutare, soprattutto se ci può essere una restenosi dove è stata fatta la plastica. Quindi criterio temporale, criterio di priorità, secondarietà e poi il terzo criterio sulla base della terapia. Certo, è più grave se il paziente ha l'angina nonostante che faccia una terapia completa, questo paziente fa i nitrati, fa gli antagonisti, gli adabroccanti, l'aspirina, magari anche l'eparina a basso peso molecolare, magari fa anche le statine, fa tutto e c'è ancora l'angina, quindi in questo caso bisogna comunque studiare il paziente. Oppure meno grave se il paziente fa una terapia incompleta, quindi c'è ancora margine, ad esempio stamattina questo signore si parlava dei ritratti, appunto si è fatto la scelta di mettermi la sera fino alla metà del giorno dopo, proprio perché il signore ha anche un'insufficienza cardiaca, quindi i ritratti la notte gli servono un giorno veloce. Se ai suoi 90 anni non gli si fa la coronariografia, però certamente cerchiamo di ottimizzare la terapia medica. E allora fa tutto, il bloccante, i nitrati, non fai al antagonista, altrimenti si crea una qualità di eccessiva, spesso non è facile associare al bloccante, però ovviamente fa la farina, aspirina, tutto il resto, la statina, in più in questo caso, pensando che ci sia la persona anziana, anche una patologia ipertensa, diabetica, anche una patologia del microcircolo, un'altra possibilità è di fare i farmaci cosiddetti metabolici, esiste proprio il microcircolo, tipo la tranolazina, e quindi abbiamo introdotto anche questo, fortunatamente non ha insufficienza renale questo paziente nonostante 90 anni e quindi si è potuto avere quest'altra possibilità.
riesca a mantenere un discreto compenso asintomatico, perché certamente dobbiamo considerare anche l'età, e le nostre parti di giovanotteri sono veramente tante spesso. E in questi casi bisogna essere proprio osservativi, soprattutto se c'è un iniziale cadimento cognitivo, se poi fare la terapia troppo aggressiva, soprattutto fare una doppia terapia collegante, può comportare un ulteriore rischio. Quindi la terapia è importante. Cioè, se uno ha l'angina e non fa alcuna terapia è meno grave, perché c'è sempre la possibilità di fare qualcosa di terapia. E questa è la classificazione di Braunberg, che è una classificazione molto clinica e molto utile nel quotidiano. L'angina ci può essere una causa appunto cardiaca, il dolore torace, possono essere coronariche, ma anche non coronariche. Cioè ci può essere una coronaropatia, quindi c'è un'angina stabile, istabile, l'infarto, ma ci può anche non essere una coronaropatia. Quindi ci sono sempre delle cause cardiache non coronariche. Bene. Cardiache non coronariche, cioè l'angina di Bisnetta, non coronarica perché non c'è una coronaropatia. L'angina di Bisnetta è l'angina da spasmo, non è molto frequente, però esiste soprattutto nelle donne molto una certa età. E perché è pericolosa? Che caratteristiche ha? Anche se è clara, bisogna conoscerla, perché quando si manifesta poi bisogna intervenire in un certo modo con la terapia. Le caratteristiche sono che il dolore è un dolore a riposo, da spasmo, quindi non è molto da riposo, spesso durante la notte. Le caratterizza, se il paziente mette il dolore a un monte, si vede che se si riesce a fare il tracciato, che magari all'ospedale durante il dolore, invece nel sottosivellamento del tratto ST c'è un sopravvivellamento del tratto ST, quindi assomiglia molto al quadro dell'infarto. Quindi lo spasmo importante, e si crea una situazione come per un'occlusione della coronaria, perché la coronaria in realtà è occlusa, anche se è occlusa in modo funzionale, e quindi c'è un sopravvivellamento del tratto ST. L'altra caratteristica è che nel corso dell'angina, di Bisnetta, facilmente ci sono le vie, soprattutto le vie ventricolari, e le vie ventricolari spesso sono pericolose. Quindi per questi vari motivi non è da sottovalutare. Certamente è molto breve, spesso si risolve da sola e la terapia se ne faccia un po'. Sì? Ma lo spasmo viene solo nelle arterie coronariche o? Nelle coronarie. Lo spasmo delle coronarie. C'è uno spasmo, un'arteria, una gamba, spesso nessuno se ne accorge, o di un bravo, questo non è garantito che non ci possa essere, però questo è uno spasmo delle coronarie, e qualche volta si riproduce, non so se siete andati voi in sala geografica a vedere le coronariografie, quando si infila un catetere in coronaria, si fa il cateterismo selettivo, che prima si fa paragonare così, cannulo selettivamente dati, qualche volta la coronaria risponde con uno spasmo, però quello è uno spasmo indotto dal catetere, perché hanno una motilità i vasi, chiaramente. Poi questo si verifica lì, poi se mentre diciamo che c'è uno spasmo lì, c'è uno spasmo, che devo dire, su un'arteria disenteria, è difficile che uno abbia un sintomo e se ne accorga, soprattutto se è una cosa breve. Nel cuore si accorge anche se è una cosa di 2 o 3 minuti. Se è uno spasmo su una poplitea, forse un cerebrale, ma deve forse nei vasi intracranici. Se è su una carotide, il circolo di Willis compensa parecchio, quindi già tutti i vasi. Io ho pazienti che hanno una carotide pienamente chiusa e non hanno nulla neurologico, che magari è stato reperto occasionale, perché c'è un compenso intracranico attraverso il circolo di Willis, quindi non è così. Cioè, è una cosa che vale molto di più per il cuore, non per altri insieme. Occhio. Per l'occhio? Per l'occhio potrebbe valere, però spesso nell'occhio ci sono più facilmente trombosi retiniche o emorragie retiniche, che no, spasmi. Che per l'occhio se c'è lo spasmo momentaneo si può avere lo scosoma, si può avere, che devo dire, e poi passa. Poi se c'è invece un'emorragia, allora una trombosi di vasi retinici. Cioè, deficit visivo e rimane. Perché nel mio timore sì. Se è una cosa occasionale, che può succedere a qualsiasi persona, o se ci sono delle persone che hanno la
Allora, ci possono essere persone che hanno una tendenza perché magari possono avere un'attivazione adrenergica loro, oppure possono avere anche un quadro elettrolitico, lo può favorire, tipo un disturbo elettrolitico, di calcio soprattutto, perché i canali del calcio sono importanti in questo caso, o anche di potassio e magnesio, perché è vero, sono le cose che scorreggono anche in questi casi, anche metacornali. Un tempo, quando non c'erano altre cose, si faceva la terapia ricolarizzante alla soda di Pallaro. Sono di Pallaro, c'è un cardiologo messicano che ha fatto tutto il CG, c'era un bellissimo libro sul quale io studiavo, ma che non si trova più, sull'elettrocardiogramma, e ha inventato questa soluzione cosiddetta ripolarizzante con glucosio, insulina e potassio, che diciamo facesse meglio il paziente o l'infarto. Poi naturalmente è storia della medicina, però tanto per rispondere alla domanda che c'è, ci può essere una cosa funzionale. Ora non dovete pensare che chiunque può avere la gene di cosmetasi, no? Poi è una cosa tutto sommato abbastanza rara. Può essere anche in un periodo particolare della vita. Mi ricordo un caso di un paziente giovane che era caduto da cavallo, aveva avuto una frattura vertebrale e in quel periodo lì aveva avuto questi spasmi coronari. Poi passato il periodo non li aveva più avuti. Ecco, per dire tra i casi che ho visto, che non si ricorda, perché sono molto particolari. Però spesso è localizzata solo alle coronarie, anche perché è il distretto forse più importante, quello diciamo un pochino più a rischio. Su una o più? Su una o su più di una, genere una alla volta, cioè non può avvenire in più sedi, ma genere non di tutte e tre i vasi in contemporaneo, ma di storie, no, cioè come una destra o subito. No, su tutte e tre le coronarie in contemporanea non ho mai aiutato. Poi c'è l'angina microvascolare, questa è più frequente, o da discrepanza, che è l'angina del diabetico iperteso. Non hanno, ora ho avuto un paziente di messa ieri, che si è lavorato con la fibrillazione cardiaca, che poi si è dimostrato con l'ischemia, che però aveva le coronarie sane, faccio un aggiornamento. Il coronario, ma possiamo quasi dell'idea che non ci sia una coronariopatia, infatti non c'è. Però l'angina, anche per la ipertensiva, ha una coronaria. L'angina viene perché o ci sono gli spessori del miocardio aumentati e quindi c'è una maggiore richiesta di ossigeno, o perché c'è un'alterazione del diastolo e quindi il cuore si rilascia meno bene e l'afflusso di sangue nelle coronarie viene in diastole. Quindi non c'è un minore rilasciamento di estrogeno, quindi una minore perfusione per quello, oppure c'è la patologia del microcircolo che c'è spesso nella pietizia e nei diabetici. Quindi questa si chiama angina microvascolare o da discrepanza, proprio perché si manifesta così, ma i grossi vasi coronarici sono normali. Quindi è un'angina che non è, dove non c'è una coronariopatia, però c'è comunque l'ischemia del cuore. Poi si va alle casi per casi più particolari. Ma come si fa una così? E si fa perché si dimostra che c'è un'ischemia, con l'onte, con il GG, con quello che si vuole, o con un tracciato di base, se c'è una vedetta negativa sul tracciato di base, oppure con l'eco se c'è una zona che è in ipocinesia. Quindi una paziente ipertesa che ha una quota ischemica dimostrata, non ha un infarto perché la sua coronina è normale, e si fa la coronariografia o si fa la giocata delle coronarie, e si vede che i grossi vasi coronari ci sono normali. In questo caso c'è un'ischemia senza una coronariopatia, quindi è l'ischemia coronare sana. E proprio perché dovete pensare che l'ischemia vuol dire coronariopatia. Poi c'è la restrizione aortica, bisogna sempre pensarci, se c'è un profilaccio importante, l'elettrocardiogramma non si modifica, gli enzimi non si modificano, il dolore dura a lungo, il paziente magari è iperteso. Bisogna pensarci, quindi fare un check-up della orta coronariopatica, poi questo si riguarda in due attentamente. Non mi posso dimenticare, 80 anni fa, un signore al quale sono di anni già sfuggita, si è fatto un po' in ritardo perché aveva una restrizione aortica e poi è stata diagnosticata tardi, proprio perché era il suo dolore, si pensava all'angina, la coronariopatica si modificava.
facciamo poi dei tremolari, e così c'è un po' stato maniando e la stenosi aortica a fare l'angina, in questo caso è un'angina di sopra sforzo, qualche volta anche di sforzi non intensi, che si accompagna spesso una sincope da sforzo, o forse un'altra signora ora, ricoverata a 92 anni, una grandissima, che poi ha fatto una cavia, ancora non è soltanto da noi, però che ha fatto un impianto di una valvola ortica endovascolare, che naturalmente per l'età era meglio non fare cose più invasive. Quindi si era ricoverata con alcuni episodi di dolore torace da sforzo anche sincopare. E poi ha avuto una sintoma durante il ricovero, in cui alla fine ci sono andati volati a fare la trama. Si era programmata per il giorno dopo, invece abbiamo dovuto un po' anticipare per una situazione e mia madre un po' decidata. Però questa è la realtà del quotidiano. La prima è un po' la detta, certo. Io ho detto quello che quella dell'infarto, naturalmente c'è la pericardite, appunto quella di precedente, che è quella di solito dei giovani, qualche volta anche dei giovani, e di solito c'è la febbre, ci mandate sempre se facendo la torace, di lunga durata, c'è la febbre, non c'è la febbre, perché la febbre è che questa fa da spartiacque, poi se siamo arrivati agli esami, ma che cosa è la febbre? Non ci sentono più male, mentre invece la febbre è un elemento importante, facile da misurare. Il paziente spesso quando dicono, ma c'è avuto la febbre? No, ma se l'hai misurata? No, allora non si può sapere, perché spesso non se ne accorgono, soprattutto gli anni, non si rendono conto se hanno la febbre. Quindi la pericardite è talmente immediata di diventare. Se arriva un giovane, quando facevo le guardie di carbonari, di 20 anni, dall'ospedale periferico, con dolore torace di lunga durata, magari da andava su un salto maniaco e ancora di venire così, questo non era affatto giusto, perché bastava magari fare un eco per vedere che c'aveva un istrumento pericardico, o ascoltarlo sotto gli sfidamenti, se il versamento non è tanto importante, gli sfidamenti si sentono, se il versamento è importante si sentono i toni battanti, e poi se il versamento è importante si può vedere un po' sul paradosso, si possono vedere fra tutti questi vari aspetti per fare una diagnosi più precisa, magari il paziente trova sollievo col tronco flesso in avanti, quindi senza portare di volata il paziente in sala luminare, in sala coronografia, pensando che abbia un infarto, magari c'è solo la pericardite, e allora facendo gli antinfiammatori, la colpicina, quello che si deve fare, magari guarisce. Il prolasso mitralico, la famosa sintomi del prolasso mitralico, insomma alla fine esiste, non esiste, sono quelle cose un po' filosofiche, non sono quelle insieme, sono quelle cose. Poi, chi ha il prolasso mitralico? Certamente, spesso c'è un dolore torace, è difficile stabilire da che cos'è. Più spesso c'è un'aritmia, spesso sono donne, le ginocchia, mani, il pomosero, che hanno spesso una cessissoria o una sensazione di anità, e qualche volta hanno un dolore torace atipico che è legato, che secondo me, siccome il prolasso della mitrale a chi viene, a chi ce l'ha? Ce l'hanno i pazienti, le persone un po' mesentimose, cioè che hanno tessuti lassi, e allora magari avendo anche tessuti lassi hanno un dolore che devo dire dell'attilacido costale, hanno un dolore che può facendo altre cose, eccetera, nulla con la valvola, però spesso sono in contemporanea il rilievo di prolasso della mitrale e il dolore toracico, per cui si è cercato di vedere un certo rapporto. Poi il dolore di embolia polmonare, anche questo si distingue due tipi di dolore di embolia polmonare e due tempi soprattutto di dolore. Il dolore in una fase precoce, l'embolia insorta, la prima ora, due ore, che è un dolore ischemico cardiaco. A cosa è dovuto? È dovuto all'aumento della pressione polmonare, per cui si ha una dilatazione delle sezioni destre del cuore e si ha un aumento della pressione ventricolare destra, e questo crea un'ischemia subendocardica. Quindi c'è un'ischemia subendocardica non del ventricolo sinistro ma del ventricolo destro, dovuta all'aumento della pressione polmonare. Ha un'ipertensione polmonare improvvisa, la quale il cuore non è, non si adegua facilmente, essendo una cosa acuta. E invece ci può essere un dolore più tardivo, sempre nell'embolia polmonare, che può essere un giorno dopo, due giorni dopo, che è il dolore pleurico relativo all'infarto polmonare. Se l'embolia è importante, ci crea l'infarto polmonare,
che è fatto a triangolo con la base verso la pleura e l'apice verso il mediastino, verso l'ilo. E quindi il foglietto di pleura adiacente alla zona dell'infarto polmonare è un foglietto che si irrita e crea una pleurite, e quindi è un dolore pleurico, quello tardivo. Quindi questi due tipi di dolore dell'embolia polmonare. Poi ci sono cause non cardiache, ne sono un sacco, poi le esamineremo. Qui c'è una tabella un po' riassuntiva e esamineremo quelle più importanti via via. Vedete in fondo ci sono anche le cause psichiatriche per riallacciarsi al docente precedente, però non a caso sono gli ultimi, perché la causa psichiatrica è sempre una diagnosi di esclusione. Non c'è la peggio, uno vede la persona che è un po' in isteria, soprattutto le donne, siamo un po' meno prevenuti, ma questo non c'è niente, non è nulla, e quindi si rischia di prendere delle cantonate. Invece il dire che il paziente non ha nulla di organico è molto più faticoso che trovare la diagnosi di un altro organico, perché la diagnosi di esclusione. Vi racconto un aneddoto, se sempre è capitato a me, che tante volte lo racconto anche le parti, perché una signora del sud che conoscevo perché aveva avuto il figlio ricoverato per un'embolia polmonare, il primo caso di virus anticoagula che avevo visto le cose non se le ricorda, molti anni fa, tornò, venne una mattina, era a Firenze, aveva appena perso il marito, era stato un po' vite, mi sembrava del sud, vestito di nero, con le calze nere, e mi dice, mi sento un pochino diabetica, mi sento un po' stanca, mi sento, ho pensato, insomma, sarà depressa, mi sento un po' stanca, ho un po' l'oppressione, mi sento un po' di difficoltà a camminare, a respirare, sono una cosa un po' vaga. La mattina io arrivavo qui, me la sono trovata davanti alla porta della stanza, cioè una cosa non prevista, con questo aspetto, questa situazione, sarà un po' depressa, insomma, tante volte un po' le persone un po' più lamentose. Poi veramente un po' ho detto, ma magari c'è qualcosa, c'è diabetica, ipotensione lieve, più che altro diabetica. Facciamogli fare una scintigrafia, già che è qua a Firenze, quindi telefono questo e si fissa di fare la scintigrafia. Insomma, fece la scintigrafia e poi c'era una coronografia primatale e poi ho fatto i bypass. E questo non me lo posso dimenticare, per cui ho detto, mamma mia, se magari dicevo sì, mi do un po' tanto di goccioline, come si fa di solito, perché giù è depresso, ho perso il marito, la situazione così, mi si adeguano, un po' non si è abituato a delle persone così, come ancora usa un po' il sud, che sembra questo aspetto che mi stavo per perdere e tutte le volte lo racconto le parti, lo racconto dopo un po' di ripeto, perché è una cosa che me la levo dalla testa, potevo prendere un grande terribile e questa magari veniva un grosso infarto, questa qua ha fatto i bypass, sta bene, ma deve l'assistenza deve affrontare e insomma, visto anche non molto tempo fa perché andava a trovare un figlio quasi andato, la figlia a Bolzano che lavora lì e si è fermata, ha degli amici a Firenze, sta bene, però potevo sottovalutare una cosa, per cui dire no, questo è un è depresso, è ansioso, sì, poi ci sono anche i risultati di panico, però insomma, bisogna sempre pensare prima di fare una diagnosi psichiatrica di escludere cose organiche. E ora vediamo via via le cose più importanti, quindi queste. Ecco, vedete, questa è la tabella riassuntiva perché in un dipartimento di emergenza è molto probabile che il dolore sia coronarico oppure in ambulanza oppure mentre invece nella popolazione generale la frequenza è molto minore, quindi ci sono anche meglio non è. Vabbè, questa è la gira di mezzo, ve l'ho già detto, passiamo avanti. Ecco, una cosa non l'ho detta, si può fare delle prove per vedere se c'è lo spasmo con l'ergonomina per esempio, però oggi non si fanno quasi mai in realtà, perché si può creare noi stessi un rischio, quindi indurre lo spasmo durante la coronografia si cerca comunque di evitarlo. I fattori favorenti dello spasmo sono il fumo e sono la cocaina, non è una cosa così strana, cioè c'è un signore ora ricoverato
che ha fatto una angioplastica 10 giorni fa, cioè 2000 problemi, tornare a casa e lei spostano di promozione quasi la mia età, quindi non giornale, perché uno pensa sia piuttosto dipendente dalle altre società. C'è una popolazione completamente diversa, che aveva fatto uso di eroina fino a 20 anni fa, poi era uscito, però ancora fumo, cocaina e hashish, e è tornata a casa, ha rifatto uso di queste cose, è tornato all'ospedale dopo pochi giorni. Quindi come fattore favorente lo stavo, la cocainosemia, l'iperventilazione, tipico delle donne magari ansiose iperventilano, e durante l'iperventilazione si possono vedere, anche senza una patologia cronica, le ventilazioni inondative legate proprio a questo. La scuola l'ho già detto, la pericarditi. La pericarditi, appunto, riassumiamo un pochino come il dolore, come se l'ho detto, come cambia la posizione e poi come sono, qual è la scontazione, se non c'è troppo liquido, se c'è gli sfregamenti. Per sentire gli sfregamenti la cosa migliore è mettere il paziente in debutto laterale sinistro, così vi si avvicina al cuore, alla parete toracica, vi sentite meglio quando ci sono. E poi mi sembra solo un tracciato dove ci sono i segni della pericardite. La differenza, allora, le caratteristiche della zona geografica della pericardite sono il pieno discendente, le alterazioni dell'SDT diffuse, perché se c'è una sono delle T negative o un SDT sopraslivellato in una zona ben precisa, è possibile se ischemico, per esempio l'ischemia è difficile sia su tutto il cuore, se no insomma sarebbe troppo grave, perché non lo racconterebbe. L'ischemia è in un territorio, per esempio inferiore, di 3AVF, per esempio laterale, di 2 e di 5 più 6, infralaterale, se ci sono tutte e due le zone, anteriore, sulle preordinali. È difficile sia su tutto, mentre invece le alterazioni della pericardite sono diffuse, appunto c'è un piede discendente, un ST di solito sopraslivellato su tutte le derivazioni, poi naturalmente a seconda dell'evoluzione della pericardite può avere un'evoluzione anche tracciata, quindi vedere di accumulative su più derivazioni, quindi può avere una, però è sempre l'STT che si altera, non comparirà mai in questo. Cioè è diverso l'evoluzione dell'infarto rispetto a quella delle pericardite. E poi lo vedete con l'eco, naturalmente la conferma è con l'eco, e con l'eco si vede la zona interessata e si quantizza anche l'entità del versamento, se c'è fibrina si possono avere vari elementi. Ora per esempio, famoso, abbiamo sotto il drenaggio ieri, un signore che ha avuto un emopericardio, ha fatto un intervento cardiochirurgico un po' di tempo fa, faceva una doppia terapia aggregante, quindi magari anche nella scuola del favorito, è venuto un versamento pericardico che sembrava all'epoca un pochino muscolato, ha detto ma non aveva neanche febbre, non aveva poi altre cose, prendiamolo, e ha tolto tutti gli cc di sangue dal pericardio. Abbiamo tenuto questo drenaggio 2 o 3 giorni, quando non veniva più niente, l'abbiamo tolto. Si controlla, se non si riforma il versamento, magari quindi lo rimettiamo e gli facciamo fare di nuovo l'eco una settimana e così si segue un po', però insomma si spera sia risolto così. Certamente non mi posso applicare la doppia terapia antiaggregante, magari se non solo di antiaggregante. La risezione aortica. Naturalmente il paziente che ha la risezione aortica è un Marfan, che è un giovane, o un marfanoide, che sono questi tipo giocatori di basket, 2 metri, con i mani, oppure ha un'ipertensione grave, e quindi la dilatazione dell'intensione dell'aorta. Nei pazienti ipertesi, senza la fame al cuore, l'aorta spesso è un pochino aumentata le dimensioni, 42, 45, magari sotto i 50 mm, sotto i 50 mm poi c'è un'indicazione in capo chirurgico. E così anche l'aorta addominale, non solo per la toracica.
Quindi un dolore, si parla del torace, il dolore toracico può essere una sezione aortica che può essere un vari difettivi, gestiti a debate, quindi un grande cardio di lungo, non abbastanza recente, quindi negli anni 60-70 la sua massima attività, la sua per quel periodo. E perché quando è che si sospetta? Si sospetta quando si sentono i polsi, c'è una simmetria dei polsi, c'è una simmetria, sempre c'è un obiettivo importante, perché c'è una simmetria dei valori pressori tra gli arti, magari, il dolore che continua, e poi un soffio aortico che magari non c'era, la insufficienza aortica, i soffi della insufficienza aortica si sentono molto bene al mesocardio, che si chiama anche focolaio di Herber, che è sul terzo spazio, sulla margine sternale sinistra. Quando si parla di focolaio cardiaco, c'è quello che è sempre dimenticato, ma è un focolaio su cui si sentono tutto bene i tumori aortici, soprattutto i soffi da insufficienza aortica. E allora se magari conoscete il paziente, questo non ce l'aveva e compare di nuovo, io mi sono guardata la signora qualche giorno fa, questa è una cosa diversa, la conoscevo, ho sentito già un soffio piccolante, mesocardio aortico, quindi insomma, faccia un eco, c'è una stessa volta importante che aveva e vada a di lungo. Quindi ascoltare, sentire se c'è una cosa nuova rispetto a quello che era prima, o un soffio che un po' cambia anche nelle ore, ci sono tanti ore da perdere in questo caso, quindi molto tardi si fa e si fa la diagnosi che magari si manda dal grande chirurgo o dal chirurgo vascolare a seconda della sede, prima che la aorta sia veramente la rottura d'aorta, perché poi in urgenza questi interventi chirurgici sono gravati da una mortalità abbastanza alta, quindi prima si fa, almeno si rischia, quando l'aorta si è rotta la mortalità è del 50%, quindi non è facile riprendere, poi si può creare una confusione cerebrale, si possono creare dei danni cerebrali permanenti, quindi non è così. Però se le vitali hanno già detto, dolore della figlia, dolore della figlia, sono quelli che si indicano la punta del dito, non in altro modo. Ecco, questi sarebbero, allora, bisogna comunque tranquillizzare questi, no? Uno può convivere con questo colasso della vitale per tutta la vita, può succedere che a un certo punto si ha una rottura puntale e quindi l'insufficienza diventa più importante. In questo caso bisogna fare la valvoloplastica. L'altra cosa fondamentale da dire al paziente è di fare la profilassi antibiotica. Se va dal dentista, fa anche solo per la pulizia dei denti, perché per la pulizia dei denti si mette in un circolo tanti germi, che è un po' traumatizzante, insomma, come lo fare, perché è abbastanza, si sangue un po', quindi si mettono in un circolo germi, quindi è sempre meglio fare la profilassi antibiotica. Perché sono valvole che poi possono peggiorare anche perché si può instaurare una miocardite su queste. Quindi magari c'è un piccolo colasso da mitrale, c'è un vive tutta la vita, non succede mai niente, può andare dal cambio di lungo perché magari gli diamo miocardite o perché poi nel tempo si può avere una rottura mortale. E questo si vede bene con il transesofageo, perché con l'endotransesofageo si vede l'apparato sottile, le lenti valvolari, quindi se ci sono precipitazioni si vede, e si vede l'apparato sottovalvolare, si vede se c'è qualche contura di vario grado che è quello delle tendine. In quel caso bisogna andare dal grande chirurgo e fare la valvoloplastica. Fortunatamente oggi la valvola si conserva e si fa tutto una ricostruzione di plastica. Poi ci può essere un dolore torace con le malattie polmonari, o si fanno luce. Ora, il dolore, per esempio, la polmonite è difficile di dolore, ci può essere una polmonite grave e non c'è dolore. Il recettore del dolore, insomma, nei bronchi nella pelle, il recettore della funzione simile. Quindi il dolore c'è spesso perché c'è una irritazione nella pleura, c'è una sofferenza, c'è una pleuropolmonite. Cioè, è irritata la pleura vicino alla zona dell'addensamento per il canale polmonare. Il dolore naturalmente esacerbato dalla tosse, esacerbato dagli arti respiratori, è un movimento del torace, quindi si caratterizza per questo. Naturalmente ci sono le aperte ascoltatorie, sto a dire le aperte ascoltatorie.
fatta troppo presto, quindi si rischia di vedere poco. Le alterazioni radiologiche sono sempre tardive rispetto alle manifestazioni cliniche e poi sono anche alle regressioni lenta, per cui è inutile rifare la radiografia dopo 3 giorni, magari realizzata dopo un mese sarebbe rifare l'appena più se il paziente guarisce, se siete sicuri che una forma infettiva di un altro tipo, perché c'è un ritardo fra la clinica e le manifestazioni radiologiche. L'esame obiettivo è fondamentale e anche l'emogastico è un grande esame che ci può dare molte indicazioni. Questa signora di stasera, due signore con la polmonite, una ha un'insufficienza respiratoria tipo 1, quindi sta con la 20 mas che sta bene, l'altra con la CO2 molto alta, e con la 20 mas che sta con 88, magari c'è 70 di CO2, bisogna fare la ventilazione intensiva. Quindi l'emogas ci dà delle informazioni molto utili. Tant'è vero che questi pazienti in ospedale che naturalmente le polmonite semplici non si ricoverano, non mandano a casa la terapia antibiotica, quelli che ricoverano perché sono pazienti magari hanno patologia neoplastica alla base o perché hanno uno scompenso di diana, hanno altre patologie, e allora in quel caso è inutile proprio fare l'emogas e mettere magari un eccesso arterioso, perché questo è l'esame che è facilmente ripetibile, la risposta c'è subito, quindi se si pensa di, se il paziente è in limite, si pensa di dover fare il controllo più volte, per esempio questa signora quando sono reparto per decidere come gestire il limite di notte, la rifacciamo in gas, anche per stare dei parametri in limite, e quindi avere un accesso arterioso è importante. E poi la diagnosi differenziale con l'opinione serace. Se c'è un paziente giovane, magari sano, che diciamo ha fatto una corsa in moto per produrre un dolore appugnalante, oppure magari anche queste sono le caratteristiche dell'aspetto mesenchimotico, si può avere problema torace. Il problema torace può essere anche atroce. Ho avuto recentemente una signora ricoverata perché era andata a fare una biopsia con il sospetto tumore polmonare che poi aveva purtroppo, e la biopsia tacche guidata, nonostante fosse tacche guidata, non per colpa del radiologo del dentista, perché questa è una signora fumatrice con delle buone fisiatose, e quindi è stata presa una molla e quindi si è andata in un cronotorace e ha tenuto qualche giorno di drenaggio. Oppure si può avere un cronotorace, per esempio, mettendo un pesmente, quindi un rischio di ritratto di pesmente può essere appunto meno. Tant'è vero se c'è un sospetto dopo di. Allora, dopo le procedure di biopsia sottorace, tacche guidate, si fa sempre il controllo, TAC dopo, alla fine della procedura, per capire se si è creato un cronotorace. E così, dopo il pesmente stesso, se il paziente deve fare il torace, il paziente arriva e comunque un torace di scala, il paziente che prende parlo, io non voglio dire, aspettiamo a farlo dopo aver messo il pesmente, non lo farò prima, farlo dopo ci serve proprio per vedere se non si sono creati problemi dopo l'impianto del pesmento. Quindi ci sono anche le forme di androgene. Solamente l'esame obiettivo del problema torace è diverso. Il fonesice, il coragulito, tutte le varietà. L'aria o l'acqua si comportano in modo diverso, questo è molto una regola fisica. E poi la memoria linfatica polmonare, anche questo ve l'ho detto, quello del precoce tardivo, il restamento pleo, il dolore pleo, anche questo è abbastanza, un'altra signora più giovane, infatti una collega ricoverata pochi giorni fa, ragazza con la polmonite trascurata, perché si fa sempre così, no? Cioè, passerà, guarirà, fu anch'io. Quindi dopo 15 giorni aveva febbre, così certo, si è ricoverata e aveva una reazione pleurica importante, a tenere e poi lei è stata meglio con gli antibiotici ed era rimasto un dolore sotto un mammario a sinistra che la sella sotto un mammario è il dolore riferito proprio della pleura. Se non c'è una pleurite il dolore ce l'ha nella sella della pleura interessata, magari più dietro la base del torace, ma poi c'è anche il dolore sotto un mammario dallo stesso lato, perché il dolore irradiato del dolore riferito della pleurite è comunque sempre lì. E quindi quando c'è un dolore sotto il mammario di questo tipo, magari c'è anche la febbre, la pleurite è importante. Nel rilassamento pleurico si sente sopra il bronchiale stesso.
che è un soffio bronchiale. Il soffio bronchiale si sente sia se c'è una telettasia non da ostruzione, perché il bronco deve essere fermo, ma da compressione, quindi se c'è un versamento pleurico, se c'è l'addensamento parenchimale pulmonare. Se uno ha un orecchio esercitato, li riconosce se è da versamento o da addensamento, perché il soffio da versamento pleurico è un soffio dolce, aspirativo, cioè così, mentre il soffio bronchiale da addensamento polmonare è più aspro. Quando c'è l'acqua, attutisce tutto, si sente il soffio più dolce. Quindi il soffio bronchiale, quando c'è, è per questo motivo, spesso c'è un versamento pleurico. Il bronco deve essere molto meglio. Se c'è un'ostruzione, magari con il tumore, con una cosa meccanica di un bronco, non sentirete mai, c'è una telettasia, ma non sentirete se è un aereo. E poi ci sono le patologie costituisce, le patologie gastrointestinali. Per ultimo, perché naturalmente è una diagnosi, diciamo, meno importante. Se uno ha un problema trostellare, c'è lo spasmo esofageo, non riuscire a dormire, non riuscire a dormire, non si arriva, sono casi particolari, non si lascia un po' anche fuori dal lavoro, un po' in ansia, senza questo spasmo, magari uno spasmo e poi cessa se uno riesce a mettere l'aria, un po' di meditazione, se c'è queste caratteristiche, dura lungo, può essere lo spasmo di fagea, può essere la esofagite, questa è una cosa importante da curare, però insomma non è un genere da dire devo fare una cura al volante. Magari se si pensa che sia questo, si chiama antiacido, con un giallo di sciroppo, di mano, se questo è fatto, se è fatto di magnesio, di ossido alluminio, mouse, cioè, famosa, oppure appunto il superfato, tema un po' di disturbo, e quindi poi si può fare la gastroscopia con calma, fare una cura più idonea, calma. I dolori gastrointestinali, il dolore epigastrico qui qualche volta può essere da calcolosi della policisti. Se una persona ha calcolosi della policisti può avere anche solo il dolore epigastrico. Poi naturalmente se c'è delle coliche classiche, c'è il dolore alla base della fascia, alla base del torace, alla scapola, qui sopra e sopra glaviale, perché se c'è un'infezione fenica, se c'è un'infezione del centro nervo il dolore qui. La cipriosi del dolore è importante per i chirurghi, tantissimo, insomma, per tutti noi, insomma, per avere per capire come orientarsi. Vabbè, la palla biliare per me, l'ulcera, ecco, l'ulcera vorrei solo dirvi che l'ulcera addominale spesso è asintomatica, quindi qualche volta arriva a sanguinamento senza aver dato nessun segno di sé. Mentre invece l'ulcera gastrica è più sintomatica, c'è un po' un impasto, un dolore e poi insomma da curare in modo serio perché qualche volta può essere un fattore di risolente per un'invasia gastrica. Quindi fare una gastroscopia è un dolore. La pancreatite, definitivamente, il dolore alla pancreatite è sempre questo dolore più gastrico, ma spesso la radiazione posteriore. È un dolore profondo, molto, molto intenso, che passa solo con la metionidina, per esempio, con i fenomeni simili, non passa con il paracetamolo, con cosa non passa con gli altri dolori. E poi mentre la diagnosi si fa, se magari c'è dei fattori di rischio lento, la stasosa epatica, un dolore sono precisi, con stabilizzi alimentari, e poi si fa con facendo la carta, quindi si è facendo la carta, usando la casa, anche la bilancia, ma fra i due, se si deve stare con risparmio, se si deve scegliere, la bilancia può essere una presa di pari, la casa è più specifica, quindi ovviamente si fa con l'aumento della casa. Perché la pancreatite è una cosa che è capita subito e chiarita subito, perché può diventare e poi ci sono i quadri osteopinulari, artrosi, eccetera, va bene? E poi l'herpes. Un'altra
cosa da cercare di chiarire, quando è così tutti fanno le diagnosi, no? Non è facile. Però prima che sia così, ci può essere un dolore in un metamero, ma ancora non sono venuti fuori le vescicole, un dolore continuo lungo il decorso del nervo, e uno ci deve un po' pensare, magari lo osserva un giorno, il giorno dopo deve una vescicolina e si inizia la terapia. Può rimanere, sì, può rimanere. Le vescicole no. No, non le vescicole, il dolore. Può rimanere la pigmentazione della pelle, può rimanere il dolore è spessissimo rimane. Allora, la diagnosi deve essere precoce, la terapia precoce, per questo evita che rimanga un dolore cronico. Qualche volta rimane un dolore per mesi, qualche volta rimane un dolore cronico, purtroppo, e bisogna fare farmaci tipo programmi o simili per controllare la sintomatologia dolorosa. Quindi una cosa che non si vuole, però non è da prendere sotto il campo, soprattutto bisogna fare la terapia standard con la ciclo, con gli antivirali che si fa per una settimana, cominciando il prima possibile, per evitare proprio di potere essere questo un po' di cronico. E questo è questo, ma io mi fermerei qui, volete mandare qualcosa? Anche perché questo è stato tutto il giorno a lezione. Tutto il giorno a lezione. Dalle due? Ah, dalle due, di mattina no, forse no. La mattina c'è il tirocinio. La mattina? Ci vuole il tirocinio. C'è il tirocinio. Quindi, per fortuna sono qui pomeriggio. No, è dura questo, la sua fotografia. Questo? No. No, magari sono cose, voi sapete, è anche un po' ripetitive, però viste in un modo più quotidiano, diciamo, più pratico, poi naturalmente riparto, lo vedete dal vero. Però il nostro lavoro non è un lavoro facile e si impara sempre, e anche sera ho detto, una ricerca molto svizzera, che non si è conclusa, ho imparato qualcosa, perché il fatto che io non riuscivo a dormire sera perché ero un po' provata da questa cosa un ragazzo giovane con una malattia neoplastica avanzatissima, morente, che aveva messo un tumore del polmone particolare, e quindi per cercare di farlo respirare bene abbiamo messo un pittello, c'era messo un toccare importante, poi messo la lì, naturalmente abbiamo sentito un po' lo rianimatore con già una chance di terapia, per cui si cerca di condurlo alla morte più serena possibile, quindi si mette la morfina. A un certo punto i familiari, soprattutto il padre, lui aveva consapevole di questa situazione, aveva espresso il desiderio di accanimenti, di morire, insomma, modo sereno, senza dolore, eccetera, visto che si prolungava e lui era attaccato a questa macchina, non aveva nessuna risposta, cioè era proprio triggerato dalla macchina, non aveva anche dei segnatori suoi. Allora, il familiare ce lo togliamo la macchina. Quando si è tolto la macchina, lui è come riemerso da questo torpore, e quindi era un po' di sbroglio, quindi si è dovuto rimettere la macchina, mettere la morfina a dose, mettere in mano, fare tutto questo. Io pensavo stamani di non isolarlo, ancora la situazione è uguale, e sono rimasti un po' spiazzati, per cui ho imparato che non è detto che se uno è macchina dipendente, è sedato, eccetera, poi non possa riemergere una volta tolta la macchina. E di la verità, questo non era mai capitato, si impara sempre qualcosa, quindi no, nel quotidiano nostro. Quindi è un mestiere molto difficile. Bisogna farlo con passione, con passione. Io pensavo, quando si sono fatti questi qua, si tolgono di qua, tutti sono amati, per caso sono amati. Cosa
questi, anzi, si può...